benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il tema della crisi della moda nella nostra regione, con il Consiglio regionale che ha messo insieme 10 punti fondamentali di intervento in una mozione dopo un dibattito piuttosto acceso e anche polemiche aspre tra maggioranza e opposizione. Vediamo. Massima vicinanza ai lavoratori del comparto moda e piena disponibilità a mettere in campo tutte le azioni che possano servire a sostenere un distretto di eccellenza che rappresenta un pezzo della storia economica e produttiva della Toscana. È l'impegno unitario emerso al termine dell'incontro che si è tenuto in Consiglio regionale con i rappresentanti del settore tessile che martedì hanno scioperato e sfilato in corteo per le vie del centro di Firenze. Occorrerà fare sistema tra istituzioni ai vari livelli, quindi il governo, la regione, perché ci sono degli aspetti che riguardano ad esempio gli ammortizzatori sociali che dipendono dal governo e la regione ha già rivolto la richiesta di ampliamento e di prolungamento, perché non dobbiamo perdere le maestranze, le professionalità che lavorano nel settore. Ci sono invece politiche attive che riguardano per esempio la riqualificazione del processo, che riguardano magari il recupero di alcune lavorazioni che ora si fanno fuori dai nostri territori, che coinvolgono appieno la regione. Quindi si tratterà di trovare un accordo per mettere insieme in maniera sinergica tutto quello che può essere utile per cercare di superare questa crisi, che è una crisi molto vasta e che rischia appunto di essere molto pesante per quanto riguarda un settore trainante dei nostri territori. Noi crediamo che non ci sia più tempo da attendere, chiediamo che non possiamo esclusivamente rimandare, come è facile spesso fare da parte di questa maggioranza, la palla in mano esclusivamente al governo nazionale, perché così è stato, è semplice dire è tutta competenza del governo nazionale, la responsabilità è tutta del governo nazionale. Noi crediamo che la Regione Toscana debba fare la propria parte e su alcune di queste proposte proprio che sono venute quest'oggi da sindacati c'è un'attenzione anche affinché la Regione Toscana faccia la propria parte. Ci stiamo domandando, ma il consulente del presidente Gianni al lavoro, che ha un bellissimo stipendio, siccome abbiamo detto i consiglieri regionali hanno un bellissimo, c'ha un bellissimo stipendio, da 2 anni a questa parte, c'ha 30 tavoli di crisi aperti, fra i quali quello del distretto della moda, cosa ha fatto? Abbiamo la consapevolezza, il governo ha attivato immediatamente la cassa integrazione, 8 settimane di cassa integrazione per dare una risposta immediata, è del tutto evidente che nelle more delle risorse del bilancio dello Stato attiveremo anche per il 2025, qualora ve ne fosse bisogno, la cassa integrazione per sostenere i distretti industriali toscani, ma il tema vero è che la Regione Toscana cosa ha fatto? La risposta è niente. Il centrodestra è a sostegno delle imprese e dei lavoratori. Di là la sinistra è latente, cioè in questa regione non c'è e quando c'è un problema non sa altro che dire parlate con il governo nazionale. Quali sono gli strumenti che la Regione Toscana ha messo in campo per contrastare la crisi della moda? Quali sono le proposte che la Regione Toscana mette in campo per contrastare la crisi della moda? Quanti soldi in pratica mette in campo per contrastare la crisi della moda, del settore calzaturiero, del settore conciario e via dicendo? Invece si limita a fare opposizione al governo nazionale, ci sono già i suoi colleghi alla Camera e al Senato che perdono tempo cercando di raccontarci un'Italia che non c'è. Nel frattempo il governo Meloni ha finanziato la cassa integrazione 8 settimane in più per il mese di novembre e di dicembre, significa il 100% dei giorni mancanti arrivare al 31-12 e il resto sono chiacchiere e le persone comunque capiscono che il Partito Democratico riesca a fare poco più che qualche chiacchiera sconclusionata in queste situazioni. Ed un altro argomento di grande attualità trattato dall'Assemblea Toscana in questi giorni è stato quello relativo alle aggressioni nei confronti dei sanitari nelle strutture di tutta la regione. A questo proposito è stata approvata
una risoluzione per permettere alla Giunta di intervenire urgentemente e chiedere anche l'attivazione del governo su questo fronte. Resta comunque alta anche l'attenzione sulle aggressioni all'interno dei mezzi pubblici come autobus e treni. L'aula di Palazzo del Pegaso, con l'obiettivo di contrastare il preoccupante aumento del numero di aggressioni ai danni dei sanitari, ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta toscana ad attuare urgentemente tutte le misure di contrasto previste dalle delibere. Inoltre si richiede alla Regione di attivarsi nei confronti del Governo per mettere in atto protocolli operativi con tutte le forze dell'ordine del territorio regionale e reperire le risorse finanziarie da destinare al controllo e alla vigilanza. Le misure da fare che sono in corso di implementazione sono, dal lato della Regione, l'informazione ai cittadini, la formazione degli operatori sulla parte anche di come gestire il momento delle aggressioni. La parte infrastrutturale, la Regione ha da una parte dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in Regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali, vogliono dire videosorveglianza, strumenti per tutelare la sicurezza, pulsanti per chiedere l'emergenza, e le aziende hanno monitorato tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo e stanno già implementando una serie di investimenti finanziati dalla Regione che possa mettere a sicurezza i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine pubblico. La Regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, quindi fanno una parte dissuasiva, e si spende qualche milione d'euro che rientra nel Fondo Sanitario Nazionale e che lo Stato non ha mai dato neanche un euro per questo tema. Però noi su questo non abbiamo fatto neanche polemica, diciamo la Regione deve continuare a spendere quei soldi, però abbiamo chiesto una cosa che è banale, e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica. Quello che noi assistiamo oggi nelle aggressioni ai sanitari, e non riguarda soltanto la Toscana ma tutto il territorio nazionale, a mio avviso è frutto di problemi diversi, non solo problemi legati alla sanità, ma a un disagio sociale evidente che si manifesta di fronte alle più piccole e gravi anche difficoltà nella reazione violenta, spesso imprevedibile, verso i nostri operatori sanitari, che hanno perso di autorevolezza. Ma il continuo scontro fra istituzioni non porta a un buon esempio, soprattutto anche verso questi cittadini che hanno magari meno strumenti culturali. Quindi noi dovremmo essere i primi a collaborare con il governo, perché la sanità non è solo competenza della Regione ma anche del governo, e l'interesse collettivo dovrebbe essere superiore alla politica di partito. A mio avviso i toni che si usano in quest'aula sono troppo spesso eccessivi e veramente al di là dell'opportunità anche politica che un consigliere regionale dovrebbe tenere. Un tema di grandissima attualità: chi opera nel sistema sanitario merita tutta la tutela, tutto il rispetto e tutto il sostegno da parte delle istituzioni. La Regione Toscana entra in prima fila, impiega delle risorse, vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari. Qualora si dovessero verificare delle aggressioni, l'elemento del flagrante del reato e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva. Questo deve consentire la procedibilità immediata, perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori, che devono essere tutelati, devono essere anche garantiti, ma devono essere anche messi nelle condizioni di operare in sicurezza. Per questo serve una collaborazione organica con le forze dell'ordine, servono dei presidi specifici a favore di questi interventi, perché possano essere tutelati tutti gli operatori, in particolar modo quelli che operano nei pronti soccorsi, dove l'accesso è più libero, ma anche quelli dei reparti, e a partire anche dai reparti ospedalieri ovviamente, ma anche dalla medicina
medicina territoriale e anche tutti coloro, un tema di grandissima attualità come per esempio gli infermieri di famiglia o gli operatori sociosanitari che operano a domicilio delle persone. Servono dei meccanismi di tutela nuovi, servono risorse, elementi di garanzia perché questo elemento di salvaguardia del personale sanitario venga preso in carico da tutte le istituzioni. Io ho votato a favore fin dalla commissione perché ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici, quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri sanitari, perché tutto sommato la regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema, bisogna solo metterle in pratica. Massima attenzione da parte dell'Assemblea Toscana anche sul fronte delle sempre più ricorrenti aggressioni all'interno dei mezzi pubblici ai danni di controllori e autisti di treni e autobus. Purtroppo continuano, come è successo anche ad Arezzo recentemente nei giorni scorsi, dove un richiedente asilo di 30 anni ha aggredito duramente un capotreno, è successo nel Casentino. E noi abbiamo sollecitato l'attenzione dell'assessore Baccelli, l'assessore competente, su questo tema per capire quali erano gli atteggiamenti, le proposte, insomma le azioni che in Regione Toscana sui treni regionali, che sono ovviamente attenzionati in particolar modo dal problema della sicurezza perché sono tante le aggressioni che si consumano. Abbiamo messo all'attenzione nella nostra interrogazione un po' di numeri. Soprattutto sono colpite tante volte donne giovani, così come vale appunto per gli stessi capitreno, per i controllori che anche lì vedono molto spesso operare donne giovani. E quindi ci sembrava importante, anche alla luce dei fatti di cronaca generali nazionali, sollecitare l'attenzione. L'assessore Baccelli ci ha dato una risposta piuttosto precisa, puntuale, di cui ho chiesto naturalmente copia per analizzarla meglio, però è evidente che c'è una situazione, secondo noi, di pericolosità, di insicurezza che è legata anche al fatto che in Italia, ahimè, c'è in arrivo un numero di extracomunitari in questi anni, in tanti anni di governo della sinistra, che ha inevitabilmente pregiudicato una situazione. Penso all'assenza dei CPR. Allo stesso modo, per quanto riguarda certe situazioni di interpretazione giurisprudenziale che danno luogo a un atteggiamento da parte di una certa magistratura per cui a fronte di determinate situazioni non c'è una risposta assolutamente ferma dal punto di vista sia cautelare che dal punto di vista dell'applicazione della pena effettiva. E chiudiamo parlando di un atteso restauro in Palazzo del Pegaso, quello della sala Gonfalone, che è stata inaugurata e tornata a splendere come in passato. Vediamo. La sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso è stata restituita ai fasti settecenteschi con un'opera di restauro che ha portato al recupero dei colori originali. La cerimonia inaugurale si è tenuta a conclusione dei lavori iniziati alla fine di maggio nella principale sala di rappresentanza della sede del Consiglio regionale, che custodisce il Gonfalone, simbolo della Toscana dalla sua costituzione. È ritornato ai suoi fasti, alla sua origine, nel colore originale, nella bellezza di una sala che rende ancora più belli i nostri palazzi. Ora è il tempo di aprirli i palazzi, non devono essere per i consiglieri regionali o per chi lavora, ma l'idea è quella di farli diventare veri e propri musei, spazi in cui i cittadini e le cittadine possono venire a visitarle. Io, quando sono diventato presidente del Consiglio regionale, mi sono ritrovato con un palazzo in cui da tempo non venivano fatti investimenti, no? Invece ho detto che ho voluto che si tornasse ad investire, a rendere più belle le nostre sale, ripeto, non per noi, perché questa è la casa delle cittadine e dei cittadini toscani e deve essere resa ancora più bella. I lavori qui, il lampadario nel salone delle feste di Palazzo Bastoggi, insomma, lasciamo a chi verrà dopo di noi ambienti ancora più belli. Questi dunque erano gli argomenti principali della puntata odierna della Voce del Consiglio, l'appuntamento
come sempre su RTV 38 per la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.